Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e a tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi è martedì 4 aprile, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della Chiesa. La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e i ministri Francesco Lollobrigida, l'Agricoltura e Sovranità Alimentare, ed Elisabetta Alberti Casellati alle riforme istituzionali hanno visitato ieri pomeriggio lo Spazio Abruzzo al Vinitaly di Verona. La Presidente Meloni è stata accompagnata durante la visita dal Presidente della Giunta regionale abruzzese Marco Marsilio, dal Vicepresidente delegato all'Agricoltura Emanuele Imprudente, dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dal Presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo Alessandro Nicodemi. La Premier Meloni ha sorseggiato un bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo nell'area dell'Enoteca regionale, servita dal sommelier dell'Associazione AIS Abruzzo. Il Presidente Marsilio ha illustrato poi a Giorgia Meloni le qualità del vino abruzzese, che continua a conquistare fette di mercato estero importanti. Ascoltiamo proprio sulla visita della Meloni il Presidente Marsilio. Il vino abruzzese è sempre più apprezzato, in questi giorni è passato praticamente mezzo governo, ma al di là di questo sono passati centinaia e se non migliaia di operatori che stanno acquistando il nostro vino, lo stanno apprezzando e lo diffondono in tutto il mondo e nei mercati europei, nordamericani, insomma è una grande crescita quella che sta vivendo il vino abruzzese. Io continuo a dire e sono convinto che c'è ancora un grande potenziale di crescita per il nostro vino e quindi ringrazio anche tutti gli imprenditori, gli operatori, i nostri produttori che stanno facendo un grande sforzo per mettere insieme le forze. Quest'anno con il riordino delle denominazioni e dal prossimo anno con la nuova anche denominazione DOC, la Casauria, che farà il suo esordio nel mercato, il vino abruzzese si presenterà ancora più forte e ancora più capace di colpire l'immaginario, i gusti e il palato dei nostri amatori. Modello Abruzzo e Abruzzo sostenibile è il percorso vincente? Oggi il mondo va in quella direzione, cerca sostenibilità, cerca tradizione, cerca soprattutto genuinità. L'Abruzzo queste caratteristiche le può garantire tutte e per questo siamo in campo per sostenere questo percorso. Ed erano le parole del Presidente Marsilio parlando con i giornalisti al Vinitaly di Verona. In arrivo ulteriori 60 milioni per le imprese delle zone del sisma 2016. Nei giorni scorsi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la circolare direttoriale che definisce termini e modalità di presentazione. Anche quest'anno infatti, grazie all'impegno del governo, è stato confermato il finanziamento delle risorse per le agevolazioni alle attività produttive che operano nelle quattro regioni del centro Italia. La legge di bilancio per il 2023 aveva previsto lo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro. Ora il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha pubblicato la circolare che spiega come presentare le domande di accesso alle agevolazioni. Destinatari degli interventi sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Le esenzioni fiscali e contributive potranno essere richieste a partire dal 2 maggio e fino al 24 maggio 2023, commenta il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, che conclude: la rigenerazione economica e il contrasto allo spopolamento dell'Appennino passano anche attraverso il sostegno alle attività private. E in occasione del 14° anniversario del sisma che nel 2009 colpì purtroppo l'Aquila e l'Abruzzo con 309 vittime, il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di giovedì 6 aprile con un'ordinanza che prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere degli edifici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative, così come di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della
ricorrenza o il decoro urbano. Il sindaco dell'Aquila ha rinnovato l'invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative promosse, nonché esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando nella notte tra il 5 e il 6 aprile balconi o finestre. Negozi, imprese, attività artigianali e altre organizzazioni pubbliche e private, ad esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, sono stati invitati a sospendere l'attività lavorativa la mattina del 6 fino alle ore 11. La morte dell'orso bruno marsicano Carito non ha insegnato nulla. La zona franca speciale di conservazione Parco Nazionale d'Abruzzo sarà trasformata a fine aprile in un vero e proprio motoparco con 150-200 moto che sfrecceranno in prove cronometrate per decine di chilometri di cerrace esterrate nel cuore dell'area protetta, sito fondamentale per orso bruno marsicano, picchio d'orso bianco e tante altre specie rarissime. Se lo chiedono in una nota, salviamo l'orso, l'IPU, Stazione Ornitologica Abruzzese, Altura, Associazione per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti. Lo scorso 28 marzo, fanno notare, è stata depositata una semplice procedura di screening per la valutazione di incidenza ambientale per lo svolgimento, il 29 e 30 aprile, di un motorally valido per il campionato italiano. Due prove cronometrate su tracciati interni al sito tutelato a livello comunitario, su cerrecce, sterrati e strade immersi nei boschi che ospitano tane di orsi marsicani e nidi di picchi d'orso bianchi. Le associazioni stigmatizzano il fatto che dopo il caso di Carrito e di diversi orsi morti investiti, è letteralmente inconcepibile permettere, dicono, di far sfrecciare in prove cronometrate su stradine sterrate immerse nei boschi centinaia di piloti di moto nelle aree più importanti per la specie della Serra Lunga a Lecce Vecchia. A parte il rischio concreto di investimento, data la visibilità ridotta e le condizioni di gara, è anche una questione diseducativa, dicono le associazioni. Salviamo l'orso, l'IPU, Associazione per la tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti, Altura, e Stazione Ornitologica Abruzzese, che hanno scritto all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e alla Regione Abruzzo affinché vietino questa iniziativa in palese contrasto, affermano, con l'accordo PATOM per la conservazione dell'orso bruno marsicano e con le direttive comunitarie che vietano il disturbo delle specie protette. Entro 15 giorni il comune di Pescara avvierà il cantiere per la realizzazione della sezione nord della pista ciclabile su via De Gasperi in sopraelevata, aderente al raddoppio del binario ferroviario della linea adriatica con annesso il ponte in ferro. Sarà Rete Ferroviaria Italiana a realizzare invece la sezione sud, al di sopra degli scavi che hanno permesso di far riemergere i resti del muraglione della fortezza borbonica. E sarà proprio il comune a preoccuparsi della messa in sicurezza degli stessi scavi in attesa dei nuovi fondi che serviranno per rendere accessibili ai visitatori l'area archeologica. E quanto ufficializzato dal responsabile del procedimento, l'architetto Pier Giorgio Pardi, nel corso della seduta di commissione che ha svelato il nuovo progetto della pista ciclabile. Lo ha ufficializzato il presidente della commissione mobilità del comune di Pescara, Armando Foschi, in riferimento all'esito della seduta della commissione. E ricordiamo gli appuntamenti previsti in questa settimana santa. Domani la messa crismale alle 18.30 nella chiesa cattedrale di San Cetteo a Pescara. La celebrazione della messa in cena Domini si terrà invece giovedì 6 aprile alle 17 nella cittadella della Caritas con i poveri e alle 18.30 in cattedrale. Inizierà così il triduo pasquale, un unico grande giorno, un'unica grande celebrazione di tre giorni in cui si contemplerà
il servizio, il ministero sacerdotale, l'istituzione dell'Eucaristia, la passione e la morte di Cristo, la risurrezione. Venerdì 7 aprile rivivremo la morte di Cristo con l'intercessione particolare per la pace, dice Monsignor Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Ci uniremo all'intercessione del Papa nella commemorazione della morte di Cristo alle 18 nel Santuario della Divina Misericordia e nella Via Crucis delle 19.30, che quest'anno, dice il presule, abbiamo pensato al posto della più classica processione cittadina nella sobrietà di un percorso breve ma particolarmente intenso di contenuti. Il Venerdì Santo, del resto, dice l'arcivescovo di Pescara Penne, non è un giorno di performance teatrale, tantomeno un giorno dedicato al turismo religioso, ma è un vero e proprio atto di fede, un momento di preghiera personale e comunitario a cui siamo chiamati a partecipare in prima persona per raccontarci e trasmetterci la fede. Questa è tradizione. Le 14 stazioni della Via Crucis saranno allestite da Piazza Sacro Cuore a Piazza Salotto in un percorso intervallato dal racconto biblico e dalla meditazione. Sabato 8 aprile, nella chiesa di Sant'Agostino, nella marina di Città Sant'Angelo, la veglia pasquale alle 22.30 con il battesimo di un adulto, e domenica 9, Pasqua del Signore, la messa solenne in cattedrale alle 11.30. L'arcivescovo celebrerà la Pasqua anche con i carcerati alle 10 e a Penne, nella chiesa del Carmine, alle 18.30. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso e molto nuvoloso, con annuvolamenti consistenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, sui rilievi nell'Aquilano e sull'Alto Sangro, con rovesci sparsi, nevosi al di sopra dei 600-800 metri, ma con quota neve in ulteriore calo nel corso della giornata intorno ai 400-500 metri, specie sulle zone interne del Teramano. Rovesci sparsi saranno possibili anche lungo le aree costiere, accompagnati da forti venti di grecale. In serata nottata, nuvolosità in aumento sulla Marsica, sull'Alto Sangro e localmente nell'Aquilano, con rovesci di moderata intensità. Nevosi al di sopra dei 500 metri, probabili nevicate ad Avezzano e all'Aquila tra stanotte e la mattinata di mercoledì. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori che si porteranno ben al di sotto delle medie stagionali. Venti moderati dai quadranti nordorientali, con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, in graduale attenuazione entro la serata nottata. Mare molto mosso o agitato, con mareggiate, quindi occorre fare attenzione. E con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.